Il tema delle diseguaglianze, della coesione, è un tema essenziale, era centrale nel manifesto di Assisi ed è centrale anche nel lavoro che Simula fa assieme a Unioncamere e altri partner. Parlavamo l'altro giorno per telefono con il presidente Fosti, noi per esempio abbiamo già in lavorazione un rapporto che facciamo nei 2 anni che si chiama Coesione e Competizione, in cui si mette proprio in relazione la tenuta delle comunità con la capacità dell'economia di stare in campo, essere anche competitiva, di guardare al futuro. E Giuseppe Tripoli ha, con la sintesi e l'efficacia che le è proprio, sintetizzato un dato originale, purtroppo, diciamo, aggiungo, di questo rapporto, che è l'analisi di come reagiscono le imprese nella pandemia rispetto a questi temi. E si vede che anche rispetto all'andamento dell'economia, nella pandemia le imprese, chiamiamole green per brevità, hanno reazioni, diciamo, migliori. Rimane un dato di fondo che è quello che ormai da oltre 10 anni noi registriamo, e cioè che la grande quantità di imprese che hanno fatto investimenti nel green, lo dico a Raffaele, ne abbiamo parlato tante volte, non perché folgorati sulla via di Damasco dell'ambientalismo, se non in qualche caso, ma per istinto, per cromosomi, no? Li hanno fatti perché quegli investimenti li portano a essere molto più performanti, a innovare di più, a esportare di più, a produrre più lavoro, no? Qua stiamo parlando su scala nazionale di oltre un terzo delle imprese manifatturiere. Ci sono complessivamente 432.000 le imprese che negli ultimi 5 anni si sono mosse in quella direzione. Lo hanno fatto per questi motivi. Questi motivi, in realtà, se mi permettete un passaggio, sono quelli che stanno dietro anche alcune delle misure che l'Europa sta pensando e le novità che ci presenta l'evoluzione della situazione in questi anni. Per non partire troppo lontano, da pochi giorni fa erano 5 anni dell'approvazione degli accordi sul clima di Parigi alla COP21, no? Allora, quegli accordi furono frutto di un'alleanza politica, una spinta dell'Europa, gli ultimi atti della presidenza Obama, un cambiamento di atteggiamento della Cina. C'era già allora una parte dell'economia che si muoveva, diciamo, in quella direzione, cogliendo non solo una necessità, peraltro, correggimi se sbaglio, Raffaele, tu sei anche assessore sul clima, giusto? Tu hai ambiente e clima nelle tue competenze, no? Ne coglievano non solo la necessità, che è sempre più evidente, adesso non sto a fare gli esempi che tutti conosciamo dell'aggravarsi della situazione della crisi climatica, ma era anche una grande occasione. Alcune imprese l'avevano colta per tempo. Adesso Antonio ricordava la situazione del Dow Jones Sustainability Index, che vede la presenza di molte imprese italiane. La prima impresa del mondo è l'Enel. La prima impresa del mondo. E l'Enel lo è anche perché ha fatto una scelta molto netta e coraggiosa verso le rinnovabili. Anni fa, nella nostra classe politica, Paola lo sa bene, anche nel mondo dell'informazione, era di moda dire che peccato, noi eravamo sfortunati perché non avevamo l'EDF, l'Électricité de France, no? Che col nucleare era un'azienda molto forte. Oggi non c'è un francese che sa fare di conto che non cambierebbe di corsa l'EDF con l'Enel, perché il valore in borsa dell'Enel, la sua forza economica, è diventato il primo produttore mondiale di fonti rinnovabili, lo rendono un'impresa molto più competitiva. In sedicesimo è quello che è accaduto in tanti settori, dai mobili all'agricoltura, alle giostre. Il rapporto che noi prepariamo ogni anno lo dimostra. Cioè, il fattore competitività per il grande numero di imprese è stato quello che ha spinto verso posizioni ambientali. Ma questo è diventato ormai una politica anche diffusa. Vi faccio due esempi solo per capirci. Credo che oggi gli Stati Uniti abbiano un nuovo presidente ufficialmente eletto, nonostante Trump continui a, insomma, a lamentarsi sui brogli che lui ha visto, diciamo. Nella scorsa campagna elettorale, Trump aveva due grandi feticci: il muro con il Messico, a proposito di coesione Fosti, e il carbone americano, no? Difatti, gli Stati Uniti sono usciti dagli accordi di Parigi per difendere
le fonti fossili americane, e se uno va sulla rete trova con facilità manifestazioni della scorsa campagna elettorale presidenziale, in cui, come accade in America, mentre parla Trump, ci sono centinaia di persone che alzano cartelli con scritto Trump digs coal, Trump scava carbone, no? Probabilmente quello slogan gli ha fatto prendere voti per il suo richiamo anche simbolico. Ma che cosa è accaduto in questi anni di presidenza di Trump? Lui ha fatto delle misure a favore delle fossili, ma il carbone è crollato negli Stati Uniti. Hanno chiuso 50 centrali a carbone e nel giugno scorso tutti i nuovi impianti di produzione di energia elettrica degli Stati Uniti, sia negli Stati democratici che negli Stati repubblicani, erano alimentati da fonti rinnovabili. Perché poi gli americani sono pragmatici e se il governatore repubblicano gli costa meno la pala eolica, non è che compra il carbone degli Appalachi, no? Quindi c'è una tendenza nell'economia, anche nella sua parte più hard, che va in quella direzione. Oh, non è scontata, non è semplice, ha molti nemici, per esempio la burocrazia. In questo sono d'accordo con Cattaneo, la maniera in cui noi abbiamo ritardato e continuiamo a essere in ritardo sull'end of waste è criminale. Noi siamo i primi in Europa, siamo i leader, però non abbiamo applicato quelle norme che permettono di usare quelle materie prime nei cicli produttivi. E quel nostro primato europeo non è figlio dei decreti. È figlio dei cromosomi, dell'antropologia, perché è figlio dei rottami di Brescia, degli stracci di Prato, delle cartiere della Lucchesia. Sono quelle che ci consegnano quel primato straordinario che va ulteriormente spinto in avanti e allargato a nuove frontiere. Penso a quelle delle terre rare, dei materiali che servono per l'elettronica, tanto per l'elettronica quanto per le fonti rinnovabili. Ma quel primato ogni anno ci fa risparmiare 23 milioni di tonnellate di equivalente di petrolio e 63 milioni di tonnellate di CO2. Quindi hai una tendenza, diciamo, negli Stati Uniti in quella direzione, hai una tendenza anche in altre parti del mondo. L'ultima asta che è stata fatta sul solare fotovoltaico in Portogallo per un grande impianto ha ottenuto un prezzo dell'energia prodotta che è un decimo del nuovo nucleare che gli inglesi pensano di fare con tecnologia francese. Infatti, io penso che non lo faranno, faranno altro, a meno che non gli serva materiale per l'arsenale nucleare, è un'altra scelta, però, quella da questo punto di vista. Quindi hai una tendenza in tanti settori che va in questa direzione, e questa tendenza spiega perché l'Europa, a mio avviso, sceglie come cuore del recovery il tema della crisi climatica, a cui vanno il 37% delle risorse del recovery, un altro 20% vanno al digitale e l'altra parte va in un incrocio fra sanità, inclusione, coesione, cioè i temi che venivano posti vanno in quella direzione. Quindi diciamo lo sceglie non solo perché bisogna farlo, non solo perché come consentire una battuta, non solo per rispondere a Greta, no? Lo sceglie perché è il terreno di un'identità e di una competizione. Io ho sempre detto, io penso che questo sia per noi quello che fu la Luna per Kennedy. Cioè, quando lei, Kennedy nel 62 disse porterò un americano sulla Luna prima del decennio, molti pensarono, anche se la canzone non era ancora stata scritta, quella di De Gregori, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, no? Invece cosa è accaduto? È accaduto che furono investite ingenti risorse tecnologiche, economiche. C'era il conflitto con la Russia, il conflitto geopolitico con la Russia, ma quello divenne un elemento mobilitante per l'America, un punto d'orgoglio. E gli americani arrivarono sulla Luna prima della fine del decennio. Questa partita dell'ambiente in generale, ma del clima in particolare, è la chiave dell'Europa. Peraltro, una chiave in cui l'Europa non è più sola, per capirci, l'obiettivo di azzerare le emissioni di CO2 entro la fine, entro il 2050, è stato assunto dalla Corea, dal Giappone, la Cina ha detto 2060. È vero che sono 10 anni in più, che non c'è una tabella di marcia, però i cinesi mediamente fanno quello che dicono di fare, anche perché non hanno il bicameralismo perfetto e non devono inventarsi cabine di regia astruse per spendere diciamo, le risorse. E l'America di Biden sicuramente assumerà quell'obiettivo. Per cui l'ha già fatto la California, che è il più importante stato economico degli Stati Uniti. In questa partita, da un lato, abbiamo una possibile locomotiva, la Lombardia.
Guardate che di quelle 432.000 imprese, la Lombardia ne ha quasi 78.000 e Milano è la prima provincia italiana come numero di imprese che hanno fatto quel tipo di investimenti. E lo dicevi tu, Paola, prima, ha anche altre condizioni al contorno, che non sono solo le imprese, o meglio, si incrociano con le imprese. Per esempio, si capisce la determinazione di questa Commissione europea. Anche dallo slogan, non è uno slogan, dal progetto di un nuovo Bauhaus destinato ad affrontare la crisi climatica. È anche tedesca la Presidente della Commissione europea, ma in un nuovo Bauhaus che incroci creatività, design, bellezza, tecnologia con questa sfida, beh, insomma, l'Italia c'ha qualcosa da dire e la Lombardia e Milano hanno molto da dire, perché poi alla fine stanno venendo fuori due dei più importanti musei in materia del mondo, penso al Museo del Compasso d'Oro, dell'ADI, no? E al Museo della Triennale. E la più grande, l'Italia ha una leadership per numero di imprese impegnate nel design e la più grande iniziativa che incrocia produzione con design è sicuramente il Salone del Mobile nel mondo. No? Quindi abbiamo tutte le condizioni per stare in campo se condividiamo la rotta e se non facciamo errori. Gli errori possono essere tanti. Adesso pensate a quello che sta accadendo sull'automobile. Mi dicono, però questo non so se Antonio è in grado di confermarlo, che per esempio non lo do come una cosa certa, ma varie persone mi hanno detto che perfino l'orribile performance della Ferrari nel mondiale di Formula 1, peggiore della sua storia, sia figlio, oltre di una serie di passaggi, del fatto che avevano un'arretratezza dovuta al fatto che non hanno lavorato nel passato sull'elettrico e sull'ibrido. Quindi alcune caratteristiche tecnologiche che vengono usate dai concorrenti non ce l'aveva la Ferrari. Speriamo che lo recuperino e che FCA recuperi questo ritardo con le alleanze che sta costruendo, perché in ogni caso quello è un terreno su cui l'Italia ha molto da dire da questo punto di vista. E poi non bisogna sprecare questi fondi del recovery. Cioè, adesso la dico in termini un po' semplici, mi sembra che molti si rapportino al recovery come se fosse un po' una lotteria e un po' una legge di bilancio e che quindi questa pressione per averci sedi condivise, scambi, eccetera. Per carità, figuriamoci se non pensi che bisogna muoversi tutti assieme, discutendo, dialogando, eccetera. Si è dovuta l'idea che poi, alla fine, si mette intorno a un tavolo e qualcosa tocca a tutti. Quindi anche quei progetti tirati fuori dai cassetti, che diceva Regina De Albertis prima, quello svuota cassetti, trovino qualche forma di compensazione. Sarebbe un errore gravissimo, perché noi abbiamo due frontiere, una di tempi. Cioè, l'Europa ti dice che questi fondi sono tantissimi, che peraltro non sono solo i fondi al recovery, perché anche il prossimo programma finanziario dell'Europa, che sono 1.050 miliardi 2021-2027, per un terzo va sempre lì, va sempre sulla partita dell'ambiente e crisi climatica. Quindi si tratta di una riconversione generale della missione dell'Europa che tende a motivare anche il suo posto nel mondo da questo punto di vista. Uno è un problema di tempi. Cioè, 2 anni per metterli a terra e 7 anni per finirle per l'Italia è una rivoluzione, con Giuseppe Tripoli ne abbiamo parlato tante volte, clamorosa. Voi tenete conto che oggi per avere l'autorizzazione per una pala eolica, no? Servono in media 5 anni, 5 anni per una pala eolica, se poi ti va bene. E quei costi bassi del Portogallo o degli Stati Uniti sono figli anche di una burocrazia efficiente, perché costa di meno le fonti rinnovabili. Se tu gliela dai l'autorizzazione, se tu li tieni appesi, fanno fatica ad andare in quella direzione. E l'altra parte, la destinazione. Cioè, ne parlavamo prima di iniziare questa nostra discussione. Io sono felice del fatto che ci sia un impegno fortissimo sul fronte dell'edilizia, perché poi in Italia, se vogliamo risparmiare energia, inquinamento, ridurre anche i morti dovuti all'inquinamento, agire sull'edilizia è un tema fondamentale, come agire sui trasporti, no? Però devono essere veri investimenti sul futuro. Se è una partita di giro in cui uno finanzia in quella maniera strumenti che già ci sono, tipo l'ecobonus, in cui
Il 110%, anche lì è figlio della burocrazia in parte, eh? Perché il 110%? È un po' tanto, no? Ma è così tanto perché tu monetizzi i ritardi e le complicazioni nel fare quel tipo di investimenti. Se tu copri quelli con i soldi del recovery e le risorse che tu investi, che tu recuperi da quella partita di giro, le usi per la qualunque, non stiamo andando nella giusta direzione. Cioè noi non dobbiamo perdere questa occasione e non dobbiamo perderla di fare come occasione, che non è un'occasione né economica, cioè, ma è un'occasione, è una missione in cui l'Italia, mettendo a rete tecnologie, qualità, competenze, un'economia a misura d'uomo, no? Dice la sua nel mondo. Come abbiamo fatto, come i dati di Green Italy che ogni anno mostriamo, dimostra che una parte della nostra economia, la nostra economia è anche altra, c'è anche l'economia in nero, l'economia legale, ma una parte della nostra economia sta facendo. E in questo, e termino sulla suggestione che il presidente Fosti poneva, è importantissimo il tema anche della coesione. Come dice il manifesto di Assisi, non lasciare indietro nessuno, non lasciare solo nessuno. Il Papa Francesco, che sicuramente è un grande comunicatore, diciamo anche dei suoi punti di vista, ha detto di recente che per uscire da questa crisi dobbiamo recuperare la consapevolezza che come popolo abbiamo un destino comune. Non è una cosa banale, diciamo, recuperare questa consapevolezza perché significa anche essere consci non solo dei limiti ma anche delle proprie potenzialità. Questi lavori che noi facciamo servono anche a questo. A guardare il paese negli occhi per capire dove andare. E poi la domanda, insomma, immagino che la risposta di Cattaneo, di Fosti, sarà positiva, però bisogna dimostrarlo su questa strada. È la Lombardia la locomotiva? O una delle locomotive? Per far questo, Raffaele, non ti concentrare troppo sugli impianti di smaltimento dei rifiuti che vanno fatti, no? Concentrati sul, sull'essere, di giocare all'olandese, non fare catenaccio.